quanto hai potuto, quanto la squadra ha potuto recuperare, visto lo sforzo fatto col Perugia, visti i tempi, purtroppo, che sapevamo già ristrettissimi? Poco, ma credo anche la Ternana, uguale. Giocavamo contro una squadra che ha giocato l'Alto Leri come noi, quindi diciamo che conta poco. E allora non dobbiamo pensare alla stanchezza, dobbiamo pensare sicuramente a recuperare il prima possibile e poi naturalmente di andare a fare una gran partita contro una squadra che ha giocato l'Alto Leri come noi e che ha fame di punti. Anche se loro hanno giocato in casa restano rispettati. Sì, questo sì, sicuramente qualcosa conta, ma ripeto, i 90 minuti sono più importanti. Anche se c'è un'altra differenza, la Ternana si trova una Ternana diversa rispetto a 15 giorni fa, c'è una Ternana in crisi, il Brescia invece vive una vittoria. Io non mi fido. Dal punto di vista morale, Sì, sì, no, ma non mi fido per niente. Questa situazione di crisi, non crisi, sono partite che nascono in un modo e che naturalmente finiscono in altro. Il problema è che incontriamo una squadra che in questo momento sarà anche arrabbiata, ha perso delle partite in questo periodo. È una squadra che ha iniziato benissimo, nelle ultime tre non ha fatto bene. E quindi ci dobbiamo aspettare anche una squadra agguerrita, una squadra che vuole fare punti a tutti i costi. Di contro noi stiamo bene, andiamo a Terni sicuramente per fare la nostra partita, cercando di ripetere un po' quello che stiamo facendo nelle ultime settimane, ma un po' dall'inizio, cercando di dare poco spazio a loro e di infilarli qualora ce ne fosse la possibilità, o comunque dobbiamo crearci le possibilità noi. E quindi, ripeto, sarà una partita difficile come tutte, a maggior ragione perché giochiamo appunto contro una squadra che sarà assetata e affamata. Da un punto di vista della forma fisica, come sta Caracciolo? C'era un po' di apprensione anche visto cosa è riuscito a fare col Perù? Sì, Andrea non sarà convocato e dobbiamo aspettare credo una settimana e piccolissima distrazione, ma di pochissimo conto, quindi contiamo di recuperarlo da una decina di giorni magari. Quindi salta anche domenica? Molto è probabile. L'unico assente mister o ci sono altri infortunati, altri cercati che non porta a terra? No, vabbè, consideriamo Torregrossa ancora convalescente, Chiechini che non abbiamo avuto e gli altri che magari hanno avuto qualche acciacco già precedente, poi per il resto Doi, tutti disponibili. Ma Mandoi è nazionale, quindi in ogni caso l'avremmo perso lo stesso. Longhi è convocato? Sì, Longhi è convocato. Le chiedo, mister, è una partita anomala che si riparte dal 19esimo, le chiedo se è mai capitato, no. È la prima volta? No, prima volta, mi è capitato di andare a ripetere delle partite, ma mai a partita già iniziata. Quindi... E cosa cambia per un allenatore? Perché per un tempo dura di meno? Devi preparare la partita allo stesso modo, naturalmente sapendo che ci sono 20 minuti dove ci sarà anche tanto agonismo, tanta fisicità, tanto lavoro anche atletico da fare. Però essendo una partita infrasettimanale, comunque, ripeto, siamo sempre lì. Tutte e due le squadre hanno giocato e quindi tutte e due le squadre sicuramente daranno il 100%, ma no, non sarà il 100% di una settimana tipo. Ecco. Vi chiedo, dal punto di vista dell'autostima, battere una squadra prima in classifica come il Perugia, quanto conta? Cioè, è stata una vittoria tra virgolette normale come le altre, quella di sabato è una vittoria speciale per come è arrivata per l'avversario? Ma è una vittoria importante, così come sono tutte le vittorie, no? È normale che batti la prima in classifica, una squadra che stava facendo benissimo, che aveva perso solo una partita a Palermo con un calcio di rigore dubbio, dove comunque meritava sicuramente di non perdere, quindi sicuramente si cresce l'autostima, si di consapevolezza, questo è fuori dubbio. Però questo deve farci capire che nel momento in cui in campo si dà il 100%, si lavora per il compagno, per la squadra, anche con grande sacrificio,
puoi anche andare sotto con una squadra così forte, ma se ci credi, se hai la voglia di ribaltare, l'aggressività giusta, il carattere giusto, e devi giocare anche in un certo modo, puoi ribaltare, puoi fare bene con chiunque, così come puoi fare male se le cose non dovessero essere così, e quindi se ti manca un po' di agonismo, di aggressività, puoi perdere contro tutti. È stata una vittoria Rock? Ma io mi chiamo Rocco, quindi tra Rock e Rocco la differenza è poca, quindi io nasco Rocco, quindi questo non è, poi ripeto, a mio nonno lo chiamavano Rocco Mirrimino, lo sapete cosa significa Rocco? In Sicilia? Mirrimino. Mirrimino? Sì, mi muovo continuamente, non ci stavo mai fermo, io ho preso tutto da mio nonno. Non ci sto mai fermo. Sì, sì. Quindi io già, ripeto, il nome già è bello forte e duro, no, Rocco? Quindi è un rafforzativo rispetto a Rock. E quindi sto andando nella direzione che comunque il presidente ci ha indicato, che è comunque quella giusta, tra l'altro. E come ho detto prima, il presidente si riferiva, lo so perché è così, al fatto che dobbiamo essere più incisivi, tra virgolette anche un po' garibaldini, e io sono assolutamente d'accordo con questo, noi già lo stiamo facendo, ma tra virgolette la mia storia parla di questo, tutta la mia storia professionale parla del mio modo di lavorare, che è stato quasi sempre un modo tra virgolette abbastanza Rocco. Ecco, la cosa che a me mi ha impressionato di più, io le partite le rivedo di notte, è la squadra che è sempre rimasta alta anche quando era in vantaggio, cioè non si è schiacciata su se stessa, non lo ha mai fatto, ma soprattutto col Perugia, comunque poteva incutere timore. Invece ho visto anche i difensori, anche Lancini, che cercava di intervenire addirittura in anticipo nella metà campo, lui con la squadra in vantaggio. Stiamo cercando di lavorare su questo, naturalmente. Ed è probabile che ogni tanto qualche rischio ce lo prendiamo, dobbiamo prendercelo, però sono più i vantaggi che i rischi, naturalmente. E potrà capitare che ci sarà qualche errore, prendiamo anche qualche imbarcata, però questo ci permette anche di essere sempre negli ultimi 40 metri, di recuperare tanti palloni in metà campo. Abbiamo una squadra che lo può fare. Se avessimo una squadra un po', come dire, più soft, allora no. Abbiamo giocatori che questo tipo di lavoro lo possono fare, ed è su questo che stiamo lavorando tanto. Mi chiedo, mister, l'opzione Cattaneo e Furlan esterni, che ha provato con successo e con merito sabato, è possibile vederla già dal 19° minuto di domani, cioè dal via, o su una soluzione magari? Non mi chiedete questo, perché tra l'altro dovete vedere anche convocati prima, ci sono, sì. Vedremo chi sarà convocato. Se ti dico una cosa della partita col Perugia, se dico che per me la cosa più importante che ho visto è stata nel momento che hai preso il gol, qualsiasi squadra, il Brescia l'ha fatto, rimani un pochino come prendere un pugno, rimani per qualche minuto, e tante volte i minuti diventano 10 o 15, un po' rintronato. Invece hai preso il gol e invece hai ripartito come se niente fosse. Questo è un grandissimo segnale. Sì, mi è piaciuto molto, è quello che stiamo cercando, tra l'altro. Non ci ha destabilizzato il gol subito, non ci ha scosso, anzi, forse ci ha anche un po' scossi, anche se devo dire che già nel primo tempo abbiamo fatto molto molto bene. Abbiamo costruito 3 palle gol, non è facile contro il Perugia, però ripeto, il gol non ci ha fatto cambiare di nulla il nostro atteggiamento. E anche fisicamente, secondo me, abbiamo dato tanto, siamo stati molto più aggressivi di loro, l'abbiamo cercata, e questo è l'atteggiamento, la mentalità che dobbiamo avere comunque per tutto il campionato. Non possiamo assolutamente accontentarci di una partita. Nonostante sia stata una partita contro una grande squadra, per noi le squadre devono essere tutte uguali, e questo deve essere l'atteggiamento e la mentalità che ci deve contraddistinguere. Come giudica la prova di Rinaldi? Perché abbiamo visto fare dei cost to cost incredibili per venire a rientrare, ma è ancora tra virgolette troppo poco attaccante? Dobbiamo vedere ancora, dobbiamo aspettare ancora. È un giocatore che si sta inserendo piano piano, che si sta sacrificando. Diciamo che ci parlo anche spesso, è un giocatore che deve entrare ancora di più nei meccanismi, ma soprattutto deve soprattutto capire il calcio italiano di Serie B, e questo lo devi fare comunque giocando. Poi ripeto, vedremo cosa succederà in futuro, ma è un giocatore che quando ha la palla al piede comunque la sa giocare, non è,
non, ha fatto una buona partita, ha fatto la sua partita, ha fatto delle cose buonissime, le cose un po' meno, ma come un po' tutti quanti. Te la dico, l'ultima, visto che parli di rischi da prendere, comunque hai sempre dimostrato che sei un allenatore che le partite gioca per vincere, non le gioca per tanto per giocarle, o si butta dietro la palla in 25 col Pullman. Brescia, se vince a Terni, che il Frosinone stasera perde in casa alla Cremonese, va un punto dalla prima. È un discorso un po' così, fatto la settima, però siccome questa partita un po', questo recupero un po' falsato l'idea di come il Brescia e di dove il Brescia era, perché comunque sono tre punti che ballano importanti. C'è quel se che hai detto prima, se vince, c'è una partita da fare, sono 70 minuti, noi dobbiamo pensare solo a questo. Se noi oggi pensiamo a quello che potrà succedere domani, perdiamo di vista quello che dobbiamo fare oggi e perdiamo delle energie inutili per pensare a quello che sarà. E io invece voglio convogliare tutte le energie, tutte le risorse, dal punto di vista mentale, ma anche dal punto di vista fisico, dei ragazzi, verso un'unica direzione, che è la partita di domani. E poi pensiamo alle altre, e poi alla fine penseremo anche alla classifica. Ma questo è quello che ci interessa di più. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, un viaggio.